Yes, now on behalf of the Identity and Democracy Group, Mr. Rinaldi, please. Grazie Presidente, grazie Vicepresidente Dombrovskis, grazie egregi colleghi. Dopo esattamente un anno dall'inizio della pandemia Covid-19 ci ritroviamo finalmente a votare lo strumento che dovrebbe fortemente supportare le nostre economie. Mi rincresce tuttavia dover sottolineare che le condizionalità inserite, se non applicate in modo sufficientemente flessibile, potrebbero creare problemi agli Stati membri che decideranno di attivare il Recovery and Resilience Facility sia sotto forma di sovvenzione che di prestito. Il problema di fondo del regolamento RRF è che in esso sia incorporato il rispetto delle raccomandazioni del Country Report degli anni 2019-2020, quindi precedenti al Covid-19, e questo cristallizza i criteri di calcolo dell'output gap contenuti nella CAM, Commonly Agreed Methodology, la quale invece risulta essere oggetto di critiche da parte di molti Paesi membri. Seguendo questo schema, il patto di stabilità e crescita sospeso si riproporrebbe in tutto il suo vigore prociclico. Sulla base di una ragionevole modifica della metodologia CAM, è pertanto possibile invece lasciare ai Paesi membri maggiori margini di manovra, senza l'attuale grave rischio di generare isteresi nell'eccesso di disoccupazione e di amplificare la caduta della domanda interna. È altrettanto importante segnalare anche i vincoli alla crescita dovuti all'agenda della Next Generation EU, che per tipologia degli investimenti previsti, non tarati sulle reali esigenze poste dal fallout della pandemia, non promuoverà la crescita sperata, ma forti contenziosi con la Commissione e fra i Paesi membri circa il livello di consolidamento fiscale inevitabilmente corrispondenti al dovuto finanziamento degli interventi rigidamente schematizzati nel New Generation. La crisi generata dalla pandemia può pertanto essere tuttavia un'ottima occasione per riformulare finalmente tutta la governance economica su cui si fonda il mercato unico. Da sottolineare inoltre la questione sollevata dalla Presidente Lagarde, la quale afferma che non sia possibile alcuna cancellazione del debito in quanto vietata dai trattati. Non può altrettanto dirsi nel rendere invece perpetui de facto da parte della BCE i rinnovi di quei titoli di Stato acquistati nell'ambito del programma PEP, naturalmente sempre utilizzando il criterio della capital key. Si tratterebbe di congelare sine die, debito buono, tanto per utilizzare la definizione che Mario Draghi ha attribuito al debito contratto a supporto della crescita. È una questione esclusivamente di volontà politica e non di impossibilità tecnica. Stiamo vivendo un momento storico in cui dobbiamo avere il coraggio e la forza di modificare con il consenso di tutti le regole concepite oltre 30 anni fa e ormai inadeguate alle esigenze di crescita e di coesione sociale nel mondo in cui viviamo. Grazie. Grazie.